facciamo un dolce proprio tutto vegano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Apple pie della salute. Dunque, prepariamo una frolla con 50 g di farina di riso, 50 g di farina di avena integrale, 50 g di farina di farro bianca, 120 g di farina zero, 80 g di burro di cacao, 60 g di malto d'orzo, una bustina di cremor tartaro, del latte di avena o di miglio, noi abbiamo quello di miglio. Per il ripieno, 160 g di bacche di koji, 2 cucchiai di pinoli, 3 mele, un limone, 2 cucchiai di fiocchi di avena. Perfetto. E così abbiamo detto tutto. Mi passeresti? La prendo io. Perché aspetta, da quella parte. Ma basta una o tutte e due? No, ne basta una. Facciamo la tortina piccolina noi. Io intanto vado a fondere il burro di cacao un attimo in microonde, ma serve davvero poco perché il burro di cacao è l'unico grasso vegetale che si scioglie solido a temperatura corporea. Quindi va bene, allora gradi. Io verso qua e le metto a bagno nell'acqua. Le reidratiamo un pochino, perché queste bacche, le bacche di koji appunto, sono bacche essiccate, e questa è una tecnica sicuramente molto importante. Perché? Perché ci permette sì di togliere l'acqua che è contenuta in queste bacche, ma di conservare però tutti quelli che sono i principi nutritivi, i valori nutrizionali, le sostanze importanti. Parliamo di ferro, parliamo di magnesio, parliamo di antiossidanti, parliamo di vitamine, insomma tutto quello che è contenuto all'interno della frutta. E in questo modo, insomma, non soltanto le bacche di koji sono conservate, ma anche tantissimi altri tipi di bacche. Qua ho messo tutte le farine prima, ho mescolato prima tutte le farine, adesso ho messo poi il malto, il latte di miglio, sto aspettando che si sciolga il burro di cacao per aggiungerlo, e ho una pasta che deve poi riposare. Questo tipo di impasto deve poi riposare in frigorifero, certo. Perché si devono idratare tutte le farine. Prendiamo il burro di cacao, vedi, si scioglie completamente a temperatura corporea, ci vuole un attimino perché c'è la ciotolina calda. Certo, e quindi questo... basta mescolare. E questo è? Questo è l'impasto della tua apple pie. L'apple pie è praticamente una torta chiusa. Chiusa. Quindi c'è il guscio, poi ci si mette dentro il ripieno e si copre con un altro strato. Perfetto. Sempre di pasta frolla. La dobbiamo far riposare, e questa invece è la pasta riposata. La dividiamo con una pallina, la teniamo per coprirla. Sì. E l'altra la stendiamo con un mattarello. Va bene. Togliamo la carta in eccesso, foderata una tortiera ovviamente di carta da forno. Mettiamo la pasta, la mela, la mettiamo subito. Sarebbe bene non sbucciare la mela. Lavarla molto bene. È già lavata questa, lavarla molto bene, ma non sbucciare la mela. Mettiamo anche qualche fiocco d'avena che mi aiuterà a assorbire l'eventuale acqua delle mele in cottura. E poi vado a tirare un altro disco di pasta e vado a coprire. E mettiamo poi tutto in forno. I pinoli quando li metti? Adesso. Ah, ok. Sì, sì, adesso. Mettili pure, Franca, i pinoli. Anche questi fanno bene, sì. Facciamo un giro con la rotella, che andiamo a saldare praticamente l'impasto, e mettiamo tutto in forno, ecco qua, tutto in forno per qualche 10 minuti, quindi 35-40 minuti in forno. Fate qualche buchino sopra, quindi col coltellino fate qualche buchino sopra, che è quello che aiuta comunque il vapore delle mele a uscire. Io ce l'ho già pronta, Rizzi. Lo so che sei già pronto con la torta, quindi ne avremo due, come si usa dire, ed eccola qua, insomma. Eccola qua, guarda com'è venuta. Ed eccola qua, dunque, la nostra bella torta apple pie, molto particolare, molto vero? Particolare, anche molto buona.